Eccoci qui, buonasera. Buonasera a tutti quanti. Benvenuti all'appuntamento di una ricetta insieme con Michela. Vediamo un pochettino chi è con me. Vediamo. Allora, io volevo salutare la nostra amica Palazzo, che ha preparato il dolcino della domenica, la mattonella di biscotti, e tanti altri di voi che l'avete poi riprodotta. Allora, buonasera Inna, Pasquina, mi sentite? Che è la prima cosa che dobbiamo, perché c'ho il microfono. Ciao Giuseppe, buonasera, che piacere. Ditemi se mi sentite, così iniziamo a dire che cosa prepareremo insieme questa sera. Va bene, Inna, mi senti? Perfetto. Allora, buonasera Lisa, buonasera a tutti. Stasera che cosa faremo? Stasera faremo un piatto d'estate, un piatto che anche questo mi ricorda l'infanzia dalla nonna. Facciamo le melanzane a barchetta, però a modo mio, di quelle molto veloci, molto pratiche, anche economiche, perché impiegheremo poco tempo, saranno buonissime, ma soprattutto ci vorranno pochissimi ingredienti. Allora, ciao Fabrizio, ben ritrovato anche a te. Accendiamo la lucetta, è la prima cosa. Mi sono proiettata addosso il mio ventilatore perché fa caldissimo. Allora, che cosa faremo? Fatemi indossare il mendolino, almeno per la metà, perché tutto fa troppo caldo. Ciao Teresa, si sente bene? Benissimo. Pietro, facciamo le melanzane a barchette, quelle che faceva mia nonna, in modo molto molto semplice, veloce, una favola. Mario, dove sei? Ciao Antonio Fasanaro, buonasera, un bacio a tutti voi, a Tessa e a tua nipote. Allora, io qui ho delle melanzane, adesso vi giro. Ho delle melanzane, le vado a prenderne una, la divido in due metà e poi le andiamo a lavorare. Prendiamone una, questa qui che è un po' più cicciotta, andiamo a tagliare la parte qui, la dividiamo in due, perché poi il prodotto già ce l'ho finito, già l'ho fatto. Ciao Rita, buonasera. Ti avvicino un pochetto perché siete un pochettino lontani, fa caldissimo stasera. Ciao Nappa, Anna Nappa. Allora, andiamo a togliere la polpa interna, ecco qua, andiamo a toglierla, io la toglierò in questo modo, voi se avete il coltellino, quello ricurvo, fate pure. Ciao Pina, grazie per il tuo bellissimo dolce, Pina Palazzo, ecco, e la tua bellissima foto, in tanti l'avete fatta e poi me le mandate in privato, dovete postarle sulla pagina. Ciao Monica. Allora, più o meno svuotiamole così. E che cosa facciamo? Mary, buonasera. Mia figlia. Allora, facciamo così. Togliamo la polpa interna. E io queste qui già le ho sciacquate. Le vado leggermente a passare in padella. Vi faccio vedere. Mettiamo un filo d'olio d'oliva. Un pochetto d'aglio, una metà di aglio, e andiamo a metterle dentro le nostre melanzane. Saliamole poco a poco e facciamole dorare. Mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere, si dovranno leggermente appassire. Nel frattempo, in un'altra padella vado a tagliare la polpa della melanzana a dadini, perché andremo ad utilizzare questo come ripieno con l'aggiunta di formaggio grattugiato, basilico, un pochetto di aglio, qualche pomodorino. Grazie. Allora, faremo allo stesso modo. Tagliate le più grandi, più piccole, tante, comunque si dovranno appassire in padella. Mettiamo un filo d'olio qui, sempre olio d'oliva. Accendiamo la padella, mettiamoci le nostre melanzane. Non andrò a salare perché andiamo a salare dopo. Mettiamo un pochetto di aglio anche qui.
facciamole appassire. Nel frattempo ci tagliamo la nostra scamorza, perché nel ripieno andremo a metterci la scamorza. Giuseppe, creativa? Dici? Mi strappo un attimo le mani e andiamo a tagliare la nostra scamorza a pezzetti. Allora, cosa mi dici? Fa troppo caldo, fa caldissimo, troppo caldo. Allora, questi qui, troppo caldo. C'è il ventilatore che ogni tanto fa lo scherzetto su. Sì, prof, va bene. Allora, cosa mi dici? Simona, da Genova, anche a te tesoro, grazie. Grazie per il saluto, Nunzio, ecco qua ci sei anche tu, Tiziana, ci sono in tanti, Bene, bene. Allora, tagliamo la nostra scamorza a pezzetti, un pezzetto scappato qui, il pezzetto di aglio ci servirà dopo. Intanto giriamo un pochetto le nostre melanzane, anche queste si dovranno cuocere, si dovranno leggermente appassire, poco, perché poi, giusto il tempo, poi le andiamo a farcire, a riempire, e poi le andiamo a cuocere un pochetto sul nostro piano di cottura, qui, a fuoco lento, e poi le passiamo un pochetto in forno. Però io il prodotto finito già ce l'ho, quindi non vi preoccupate, non vi farò attendere tantissimo tempo, pure perché fa caldissimo e qui non si può stare. Allora, mentre la polpa della melanzana si cuoce, vi vado a tagliare i pomodori e ci aggiriamo un pochetto. Allora, stamattina avete visto quei bei biscottini, belli e buoni biscottini alla malena? Li dovete fare, perché oltre ad essere buonissimi, si mantengono morbidi, mantengono la loro, il loro profumo delle amarene e la loro morbidezza anche per 5 giorni, se chiusi correttamente, ovviamente, in pellicola o carta alluminio. Vanno conservati così, però io non li conserverete, ve li mangerete sicuramente tutti, perché sono buonissimi. Ho lasciato la ricetta, quindi potete farli tranquillamente, veramente impiegherete pochissimo tempo anche nel farli, perché voi dovete sapere che questi biscotti alla marena sono nati dal riciclo di biscotti che erano secchi, o di pan di Spagna ormai che non era, stava andando quasi a male, no? Che si era seccato, e quindi andava utilizzato come faccia per questi biscotti alla marena. Poi col tempo, prima era un biscotto un po' povero, ecco, da riciclo, poi col tempo hanno aggiunto anche qui, ha aggiunto un po' di cioccolata, qui ha aggiunto un po' di cacao, qui ha aggiunto, insomma, sto girando le melanzane, aroma tipo rum o mandorle, eccetera. Quindi comunque poi ognuno, chi ha messo anche un pochetto di noccioline sulla copertura insieme alla glassa bianca, dopo ognuno l'ha personalizzato. Comunque il biscotto, questo qua, la marea, è buonissimo. Allora io questo biscotto, quando vado a Napoli con mia sorella, è d'obbligo mangiarlo, perché a noi questo qui piace tantissimo, a parte l'altra pasticceria che voi sapete che sono i domi dolci, chi è che non piace? Piace un po' a tutti la pasticceria, soprattutto quella napoletana. E quindi io vado sempre, quando scendo a Napoli, la maggior parte delle volte mangio il biscotto alla marena ed è buonissimo. E così ho iniziato a prepararlo anch'io. Allora, Giuseppe, allora vado, riprendo il mio lavoro. Benissimo, grazie Fabrizio. Allora, le nostre melanzane qui si sono asciugate, vedete? E andiamo a passarle in un pentolino qui. Ecco qua, vi faccio vedere. Passiamole qui e andiamo a condirle. Questa qui dopo ci servirà tanto asciutta per metterci dentro le nostre melanzane. Allora, anche queste sono pronte e adesso spegniamo. Prepariamoci il ripieno. Allora, nel ripieno io vado a metterci un pochetto di aglio, poco però, l'altro lo lasciamo per metterlo poi nel resto del, mettiamo un pochino di pomodorini tagliati, questi ce li andiamo a mettere dopo, vado ad aggiungere un rosso d'uovo,
Io lo faccio come lo faceva mia nonna, è sicuro che è pratico, veloce e piace a tutti. Poi se voi volete aggiungerci altro fate, questo non vi servirà, quindi vado a toglierlo, mescolo, aggiungo del formaggio grattugiato. I quantitativi ve li segno domani, eh? Ciao Stella, tesoro. Salvatore, ecco di qua. Mescoliamo, andiamo ad aggiungere un pochetto di erbetta cipollina. Vado ad aggiungere un po' di pepe. Un pochetto di sale, perché vi ricordate, non abbiamo salato. Ciao Anna, Veltri, Vera. Pochetto a pochetto di sale. Mescoliamo. Mescoliamo sempre. E andiamo ad aggiungerci, ma giusto pochissimo, una spolverata di pan grattato. Pochissimo, perché vedete il composto, io ne ho fatta una per farvela vedere, insomma, il procedimento. Il composto già è bello corposo ma non liquido, quindi facilmente malleabile. Lo possiamo quindi riempire le nostre melanzane. Allora, io ho la padella di prima, non è sporca assolutamente, ma giusto per, faccio così e tolgo la melanzana, ma è pulita pulita. Che cosa facciamo? Allora, il coperchio ci servirà, quindi diciamo è anche facile, non utilizziamo neanche troppe inciuci, come dico io, eh. Prendiamo le nostre melanzane che ho cotto a parte, vedete? Prendiamo una forchetta pulita, passiamole nella padella, vedete? Ecco qua. Vedete, è diventata morbida morbida la melanzana? Vedete? Fatta in questo modo. C'è chi dà un bollo, ma sinceramente non mi piace. A me non piace. Però c'è a chi la gradisce. Allora, sono dimenticato il basilico. Un pochetto di basilico all'interno. E poi, che cosa facciamo? Prendiamo il sale. Il sale l'abbiamo messo. E andiamo a riempire. Aspettate che mi sposto un po' più avanti. Le nostre barchette di melanzane, come faceva la mia nonna. Pressate un pochetto e andiamo a riempire. Mettiamo anche di qua un altro pochetto, un pochetto anche di qua, e poi vi faccio vedere come dobbiamo completare. Allora, questo è andato. Che cosa facciamo qui? Prendiamo semplicemente i nostri cubetti di scamorza e li andiamo a infilare un pochetto all'interno. Aspettate che adesso mi giro. Alberto, ciao! Ciao Alberto, firmato Alberto. Fernando, buonasera. Allora, pressiamo un pochetto così andranno anche sul fondo della nostra barchetta. Ecco qua. Mettiamo un pochetto anche qui. Maria Maria, la musichetta. Mia figlia l'ha detta sempre la musichetta. Allora, avete visto? Allora, fatemi vedere. Da noi si fanno le mezzanine. Ok, sei proprio tesoro, grazie. Allora, Anna Savona, assassina. Allora, quando la signora Anna scrive assassina, diciamo che lei mi vuole bene. Sapete perché dice assassino? Perché dice che da quando mi segue lei fa quasi tutte le mie ricette ed è ingrassata, anche se io la vedo una cannonata bellissima come sempre. Inoltre qualcosa gliel'ho preparata e quindi lei dice Michela assassina, un angelo assassino, vero Anna? Buonasera Angela, solo Angela. Allora, abbiamo messo tutto questo ambaradan, un filo d'olio. D'olio. Allora, che come la andiamo a completare? Mettiamoci un pochetto di erbetta cipollina, vi ripeto se a voi piace oppure no. Completiamo con un po' di pan grattato, ecco qua, ma pochissimo. E dopodiché il sale già l'abbiamo messo, un pochetto di pepe, giusto se vi piace. E che cosa andiamo a fare? Aggiungiamo lo spicchietto d'aglio intero per la profumazione completa del nostro piatto e poi andiamo ad aggiungerci i pomodorini.
ecco qua, li facciamo rosolare un pochetto e qui dobbiamo aggiungerci un pochetto di sale sui pomodori, aggiungiamo un pochetto di sale, poco, ecco qua, poi ancora un filo d'olio perché ne ho messo poco e portiamo tutto sulla nostra a fuoco lento, insomma la cottura a fuoco lento, mettiamo il coperchio su, ecco qua, e dobbiamo aspettare almeno che l'olio sfrigoli un pochetto. Quando vediamo che il pomodoro inizia a diventare un po' più morbido, aggiungiamo un pochetto di acqua e acqua e basilico poi mettiamo, veramente potete mettere anche un goccio di acqua e vino, io infatti l'ho preparato, ho messo un po' di acqua e vino, ma giusto un goccio di vino e mi raccomando bianco, e quindi andiamo a bagnare le nostre barchette con un po' di acqua e vino, facciamole rosolare, vedete si inizia già a sentire lo sfrigolio, e la profumazione, ogni tanto giriamo un pochetto i pomodori, ma giusto per farli appassire in entrambi i lati, vedete? E si sente già il profumino, ogni tanto dopo con il cucchiaio bagniamo le nostre melanzane su e poi le andiamo a mettere in forno un quarto d'ora con il grill acceso perché da sotto la melanzana già è cotta. Quando inizia a sfrigolare così aggiungiamo un pochetto di acqua e un goccio di vino. Vedete? Ok? E aggiungiamo il nostro basilico. Vedete? Ogni tanto con un cucchiaio prendiamo e bagniamo. Ok? Ecco qua. E andiamo a coprire con il coperchio. Lasciamo stare un quarto d'ora, adesso lasciamo così e poi passiamo in forno sotto al grill. Allora, cosa dici Francesca? Grazie a te, grazie. Ciao Fernando, buonasera. Anna di Sao, anche io ti voglio bene. Allora, dipoliamoci un attimo il nostro piano di lavoro e super velocemente vi faccio vedere il prodotto finito. Carmela, tesoro, faccio vedere il prodotto super finito. Aspettate, adesso mettiamo tutto qui e vi faccio vedere. Allora, io l'ho messo in forno per far sciogliere e far comunque, aspettate che adesso, eccomi qua, ho mosso un po' la, aspettate che mi sposto. E allora, guardate qui, ta-da! Questo è il risultato delle nostre melanzane a barchette della nonna, che faceva la nonna, perché se fosse per me imbottite, e che ve lo dico a fare? Portadella, salame, invece la nonna le faceva semplicemente ed erano veramente buonissime, io però le voglio mettere nel mio piatto dei sapori di Procida, a breve vi farò vedere la collezione intera delle mie ceramiche, guardate, mettiamo nel nostro piatto, mio piatto, e andiamole a mettere, a disporre per benino. Allora, vado, questo non è la metà, vi giro di qua, ciao cara, grazie. Allora, prendiamo piano piano queste melanzane e le portiamo, guardate, è una meraviglia, sì. Ecco qua. Che ve lo dico a fare, Come dico sempre, che ve lo dico a fare? E allora, che cosa mettiamo adesso? Il sughetto non lo possiamo togliere, il sughetto. Va messo un pochetto. Ecco qua. Queste sono le nostre melanzane. Mettiamoci il basilico, portiamolo in tavola con tanto basilico. Ed eccolo qui il nostro piatto d'estate che potete mangiare anche freddo. Vado a ripulire un attimo il piatto.
le nostre melanzane a barchetta della nonna. Ciao Adele, ciao Marica, come sempre tagliamo un pezzetto e vediamo il risultato. Guardate, guardate, ve le faccio vedere da vicino, vedete? Veramente che impiegate meno di mezz'ora, Adesso mettiamo un pochetto di acqua nelle altre melanzane, vedete, a mano che si asciuga, mettete un pochetto di acqua e sempre con il goccio di vino, vedete? Poi, una volta che si è asciugata, adesso poi le vado a mettere in forno e abbiamo terminato la cottura. Allora, che cosa facciamo? Vogliamo vedere un pezzetto insieme? Vediamo. Io vado, Guardate com'è morbido. Aspettate che qua devo prendere per forza una palettina. Ecco qua. Eccole qua. Troppo buono. Allora, ciao Tonio, te so quando ci inviti, quando vuoi. Una favola, Pina. Veloce, veloce, una favola. Ecco qua. Ecco l'interno. Vedete? Io l'assaggio. Boh. Non posso non assaggiare. Mi dispiace per la dieta, ma in questi casi devo assaggiare. Troppo buono. C'è un profumo proprio, mi ricorda proprio quando la nonna le faceva, le friggeva e le preparava, buonissimo. I ricordi dell'infanzia sono questi. Allora, mamma mia, sono super sudata. Abbiate pazienza, ma che caldo che fa. Fa troppo caldo, mi tolgo un attimo questo grembiulino che sto morendo. Marica, grazie. E allora che dite? Noi ci vediamo, condividete la diretta, domani vi posterò, tutti gli ingredienti di queste barchette velocissime ma super gustosissime, quindi mi raccomando, preparatele anche voi e poi postate le vostre foto nel post che metterò domani. Allora, condividete la diretta, seguite la pagina, il canale YouTube, mi raccomando, le storie, perché poi nelle storie, vedete, a pranzo ho messo un po' un piatto di mare, il piatto con gli spaghetti con le calotte, buonissime, anche quelle buonissime, super riuscitissime, facilissime da fare, che ve lo dico a fare, tutto buono, quando si parla di mangiare, faccio. Allora, assaggiato, sì, ho assaggiato, Salvatore, ho assaggiato, tutto buono, buono, buono. Allora, ci vediamo domenica per il dolcino insieme, e che dire, vi saluto con le melanzane a barchette della nonna, mi raccomando, preparatele anche voi e ci vediamo domenica per una ricetta insieme con Michela. Grazie e buona serata.